gennaio del 2020 scopriamo questo brutto male di un tumore terminale che andava a comprendere fegato, intestino, pancreas, vertebre e polmoni. Mio padre ha combattuto per ben un anno questo terribile male. La cosa che ho sempre apprezzato di più di mio padre, sebbene la malattia piano piano se lo stesse portando via, è che non ha mai perso la speranza e soprattutto non ha mai perso la forza per invogliarci a non mollare e di lottare insieme a lui. La mia iniziativa è iniziata nel 2015, quando la mia ex ragazza, malata di tumore, ha iniziato a perdere i capelli. Io avrei voluto poter fare molto di più per aiutarla in quel preciso momento. Da lì ho iniziato con la mia idea di far crescere i capelli per donarli. Convivere con un malato oncologico mi ha cambiato molto interiormente. Diventi molto più sensibile, diventi molto più empatico a questi tipi di problematiche. Ho iniziato ad aderire al progetto di Un Taxi in Rosa, potendo aiutare comunque i malati oncologici dal trasporto da casa all'ospedale. È un progetto veramente importante perché comunque va a creare un'empatia, proprio una solidarietà a questi tipi di persone che hanno proprio bisogno di aiuto. Queste persone possono dare tanto sebbene in difficoltà. Chi convive con questa patologia sviluppa un forte attaccamento alla vita. Noi forse ci lamentiamo anche di problematiche inferiori che messe a confronto non sono nulla. Forse dovremmo imparare tantissimo da queste persone. Piccolo gesto, a volte puoi lasciare il sorriso a chi veramente l'ha perso. L'insegnamento più bello che comunque mio papà mi ha lasciato è stato il fatto che se tu semini del bene, raccoglierai tanto amore. Ciao!